La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Abbiamo affrontato le sfide più ardue per farvi vivere le migliori sensazioni. Siamo usciti dai sentieri battuti per farvi sentire una cosa sola con la strada. Abbiamo preso i colpi più duri per darvi l'esperienza di guida più fluida. Ma sarebbe buono, è finta o se può bere? Per farvi sentire un cielo. Aspetta. Siamo? Buongiorno. Grazie per essere venuti, prego. Mister, ci siamo, prima trasferta per lei in B con la Ternana, una trasferta non nuova perché a Salerno già c'era andato con il Monte Rotondo, se non sbaglio, 5 anni fa. E mi pare l'atmosfera del gruppo, questa stamattina un po' di scambi scherzosi anche con Montalto, soprattutto sia ottima. Quali sensazioni ha poco più di 24 ore dalla sfida di Salerno? Che il gruppo lavora bene. Quello che chiedo io è che non devono pensare se giocano o se non giocano, si devono divertire perché loro sono pagati per allenarsi e non per giocare. Quindi quelle responsabilità me le devo prendere io, loro devono pensare solo a fare quello che fanno durante la settimana. Il gioco del calcio è un gioco dove l'importante è avere lo spirito giusto. Se noi diamo troppa importanza al risultato, diamo troppa importanza se uno gioca e se uno non gioca. Io gli ho detto che poi i conti si faranno a gennaio, adesso siamo una rosa importante, a gennaio chi sarà scontento, ma da qui a gennaio voglio il sorriso da parte di chi gioca e da parte di chi non gioca. Non dice ovviamente, fa intuire che c'è qualcuno che già si lamenta all'interno del gruppo? No, sono delle cose che io chiarisco sempre, il mio gruppo deve essere, è questo qui, perché dobbiamo essere uomini. Io voglio prima dei giocatori, voglio degli uomini, e quindi ci sono delle regole che le stabilisco io, e queste sono le mie regole. Non deve parlare nessuno, la formazione va fatta, le decisioni sono le mie, gli sbagli sono i miei, le vittorie sono della squadra. A livello fisico la situazione tra indisponibili e acciaccati? Molto bene, abbiamo recuperato, stiamo recuperando anche Bombaggi, abbiamo anche il nostro piccolo Cassano che non ha trovato sistemazione alle Capro e ce lo teniamo perché ci sarà molto utile in questo campionato che è Taurino, quindi abbiamo un giocatore in più che pensavamo che la società l'aveva messo sul mercato anche perché aveva numerosissime richieste, poi nel mondo del calcio ci sono ripensamenti, ci sono strategie diverse di altre società, però è un ragazzo che a me piace molto, è un ragazzo che io avrei preferito che andasse a fare un altro anno di esperienza, perché per me è il nostro vero talento di questa squadra, ecco, il nostro vero talento è proprio lui e sarà un giocatore che sarà molto utile, ci tornerà utile in campionato, ne sono certo, perché ha dei numeri che altri giocatori non hanno. Salernitana, diciamo, da Salerno si parla di un ridimensionamento della squadra, c'è stato un crollo degli abbonamenti. Piazza non proprio esaltata tra virgolette per questa nuova avventura in B. Che tipo di match si attende e che tipo di partita hai in mente per la Ternana? Ma io, loro lo sanno, noi o casa o fuori casa per me non cambia, l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso, la personalità, la mentalità deve essere sempre la stessa. Mi dispiace che non possiamo stare davanti ai nostri tifosi e dare una prestazione, ma la squadra la prestazione non la può sbagliare, neanche l'approccio. La mentalità deve essere di una squadra che va sempre per la conquista dei tre punti. Mister, i tifosi sono un po', diciamo, delusi dal mercato, chi più chi meno, forse un po' preoccupati quelli più delusi. Lei però, penso che nella sua filosofia così di tecnico, tanta preoccupazione non c'è per quel poco che la conosco. I tifosi della Ternana è giusto che devono essere preoccupati, come è preoccupato il mio presidente,
come è preoccupato il mio direttore, come sono preoccupati anche a volte i giocatori, e a volte sono anch'io preoccupato, ma io sono più che preoccupato, sono consapevole di avere una grandissima responsabilità. Questo è il mio rammarico, ma non parto mai nella testa pensando male. Io sono molto ottimista, sono ottimista del mio lavoro, sono ottimista di questa piazza, sono ottimista del mio gruppo. Per me è un gruppo eccezionale, difficilmente, oggi stiamo a settembre e difficilmente io arrivo a settembre senza litigare con un mio giocatore, quindi o sono diventato troppo bravo io o è la categoria che sono bravi i giocatori, non lo so. Quindi mi sopportano, perché combattere con me è una sopportazione per i giocatori. Però vi devo dire che stiamo creando un qualcosa di importante, poi dove possiamo arrivare non lo so. Però sono convinto di una cosa, che questi ragazzi daranno sempre il 120%. Dei tifosi che sono delusi, mi dispiace per loro. Però no, io dal primo giorno che sono arrivato a Terni, e noi abbiamo una filosofia di lavoro. Io questi giorni ho fatto una piccola dimostrazione ai miei giocatori, piccolissima. Li ho fatti tirare in porta solo 3 giorni di fila che tirano in porta. E sono migliorati del 100%. La prima serie era devastante. 20 tiri in porta, 4 gol. La seconda serie, l'altro ieri, che pioveva, sono arrivati a 10 gol. Oggi siamo quasi a una media di totale 100%. Ecco, io vi ho fatto capire questo. Vedete ragazzi, voi date tutto per scontato che sapete tirare in porta. Abbiamo avuto una dimostrazione 3 giorni fa che calciando così, tanti di voi mi hanno detto, mister, ma noi non calciamo in porta negli allenamenti con gli altri allenatori. Io ho fatto, ma è una cosa strana non calciare in porta, ma durante la domenica si calcia un po'. Sì, ma la domenica è diverso. No, bisogna allenarci. Vi ho voluto dimostrare che con l'allenamento si può migliorare. Questa squadra ha già una base importante. Poi è normale che noi dobbiamo creare un qualcosa di diverso rispetto agli altri, e quel qualcosa lo possiamo fare solamente con il lavoro, sudore. Io capisco le perplessità anche le vostre, perché vi vedo dalle facce, che vi aspettavate magari il Gilardino, vi aspettavate il Matrix, vi aspettavate che ne so chi era, il Ceravolo della situazione, vi aspettavate tutti questi nomi. Io vi dico che ho 8 attaccanti e ho fatto una scommessa con loro a base di pesci, che loro avranno una media tutti di doppia cifra. Voglio pagare il pesce, loro se perdono mi pagano un panino da McDonald's. Questa è la mia sfida, è la mia sfida di quest'anno, e poi la grande responsabilità che ho, perché Terni è una piazza che merita la Serie A, e io mi auguro che quel mio sogno che avevo da bambino lo possa realizzare qui a Terni. Per Salerno sono quindi tutti disponibili, hanno recuperato, lei parla di Bombaggi, ma c'era Piscione. Bombaggi sta recuperando per il suo percorso, lo vedo molto, già che si allena con me, lo vedo in campo con me, già è un grande risultato. Non è ancora pronto, però io avevo un problemino con Piscione, con anche lo stesso Paolucci che si era fermato durante la settimana, e siamo tutti arruolati, insomma, ecco, diciamo gli effettivi che avevamo dall'altra settimana, abbiamo recuperato il capitano Defendi, quindi siamo al gran completo. Abbiamo anche recuperato fisicamente altri giocatori che erano arrivati un po' scarichi, anche scarichi sotto l'aspetto del lavoro. Abbiamo questa settimana, con il controllo del GPS, abbiamo visto che sono arrivati nella soglia accettabile di poter fare una gara, quindi per la prima volta levato purtroppo Signorini, ho una rosa che mi posso divertire nella scelta del modulo, nella scelta degli elementi, ma loro sanno che l'atteggiamento, la mentalità deve essere sempre la stessa. Mister, tant'è che questa mattina ha provato anche un battere il 2-1, segno che insomma, il giocatore di espressione ne ha tanti e di alternative, magari se non da subito anche il corso d'opera per provare a cambiare la partita. Chi mi conosce sa che quando io inizio con un modulo non finisco mai con lo stesso, anche perché me lo dice il campo, me lo dice la stanchezza della mia squadra, la bravura dell'avversario, la situazione. Quindi io ieri sera ho visto la nazionale,
nazionale italiana l'abbiamo vista tutti, ha iniziato e ha finito con lo stesso modo, con lo stesso pensiero, con lo stesso atteggiamento. Sono scelte, ogni allenatore fa delle scelte. Cosa le può dare di più questo sistema di gioco del 4-2-3-1 rispetto a quello che abbiamo visto nelle due partite ufficiali? Mi dà meno palleggio e molto di più fantasia in avanti, perché ho due giocatori molto tecnici, due giocatori che vedono la porta, due giocatori che sanno fare l'ultimo passaggio, due giocatori che sono molto più offensivi. Quindi rinuncerei a un palleggio che a me piace molto, però avrei molto di più. Io vi ho sempre detto che mi piace difendermi attaccando, e quindi quando si va fuori casa tutti pensano a difendersi. Io invece penso il contrario, che se io mi difendo mettendo un attaccante in più, la squadra avversaria si deve preoccupare. Preparando una partita, mister, inizio settimana si torna sulla partita precedente nel primo allenamento. Ecco, lei in genere come cosa dice alla squadra? In particolare, cosa ha detto tornando al lavoro dopo la partita di Empoli che ha convinto tutti? Ma io gli ho fatto i complimenti, ma non devono cullarsi su questa prestazione, perché una prestazione non dice niente. A me è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto la squadra, non ha avuto paura, sapendo che loro erano molto più forti di noi sulla carta. E mi è piaciuto soprattutto lo spirito del gruppo, ragazzi che si sono aiutati, perché certe prestazioni non si fanno contro squadre blasonate se non si ha tutti la stessa idea. Ecco, in campo abbiamo avuto tutti la stessa idea, cioè di una squadra che ha giocato al calcio, non ha mai buttato una palla, abbiamo giocato con le nostre armi, anche se sapevamo che loro c'erano superiori a livello individuale. Ecco, lì ha fatto la differenza il gruppo. Mi è un po' dispiaciuto che forse meritavamo di vincere, però nel calcio io gli ho spiegato che ci sta. Noi abbiamo avuto possesso palla 52%, abbiamo avuto possesso palla nella loro metà campo quasi il 60%, abbiamo fatto più conclusioni di loro, abbiamo battuto più calcio d'angolo di loro, il loro portiere ha fatto più parate del nostro. Sono tutte situazioni che per un allenatore sono dei numeri che contano, e questo vi ho voluto far capire, che niente è impossibile. Prima della partita loro nessuno pensava che noi ci speravano, che noi potevamo fare un risultato, ma soprattutto la prestazione, perché la prestazione quella con l'Empoli è stata superiore al risultato, che abbiamo fatto una prestazione di una squadra che non sembrava tutte queste perplessità che ha la gente, giustamente, che il tifoso ha queste perplessità, queste paure, perché noi veniamo dal nulla, siamo nessuno, non abbiamo né nome né cognome per questa categoria. Però c'è sempre un inizio per tutti quanti, perché anche calciatori fortissimi che sono passati per Terni, quando sono passati per Terni, non hanno dato dei nomi, e li vediamo. Se oggi fanno il mercato, se oggi sono le punte più forti della Serie B, sono gente che sono passate 2, 3, 4, 5 anni fa qui a Terni. Io mi auguro che anche quest'anno noi possiamo avere qualche giocatore che diventa importante. Mister, oltre ai dati che lei un attimo fa ha sottolineato in positivo, parlo della gara contro l'Empoli di sabato scorso, ce n'è un altro significativo, quello al maggior numero di tiri riusciti rispetto all'Empoli. Allora, due domande in una rapidissima. Lei ritiene che questo tipo di aspetto positivo possa essere ulteriormente consolidato anche contro altri avversari? E se sì, con quale modulo, a suo avviso, per esaltare questa caratteristica? Secondo me questa è una squadra che arriverà un momento che giocherà con quattro attaccanti. Con quattro attaccanti. 4-2-4? Giocheremo tre. Secondo me questa è una squadra benissimo che può fare il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2 ad occhi chiusi, il 3-4-3, ma con due esterni d'attacco, no, con due esterni difensivi. È una squadra che deve lavorare molto sulle proprie capacità. Io faccio un esempio, il tiro in porta, che per voi sembra banale, io vi farei vedere, e io li riprendo sempre gli allenamenti, l'allenamento del primo giorno di tiro in porta, una vergogna. Io sono tenente di sport e vi ho fatto benissimo. Avete tirato come una squadra, cioè una media di una squadra di prima categoria. Oggi hanno una media di Serie B. È una piccola cosa, l'allenamento serve,
per allenarci, ma se noi ci alleniamo che non siamo convinti, se noi arriviamo al campo tanto perché so che mi devo allenare 2 ore per mettere a posto il fisico, no, io non devo mettere a posto il fisico, io devo mettere a posto la testa, perché nel calcio si gioca con i piedi, ma si vince con la testa. Mister, mi ricollego un attimo al mercato, 2 domande in una. La prima è su Di Paolo Antonio, che in estate mi era parso, quantomeno di alle persone, tra i migliori, per dinamismo, che era anche legato con il gruppo, credo. La seconda, se può essere difficoltoso nel lungo periodo gestire una rosa con 29-30 giocatori. Io ho parlato alla squadra, io ho detto questo. Avete 42 partite, sperate che ne fate 20 per uno. Per me, io ho detto, per me non conta chi gioca, per me conta che quando giochiamo diamo il massimo. I ragazzi devono pensare a questo. Se volevano fare i titolari, o sceglievano un'altra piazza, o potevano scegliere una categoria inferiore dove avevano il posto sicuro. In Serie B siamo tutti in discussione. Io ringrazio Dio che sono già forse alla seconda partita. Io ho sempre detto il mio pensiero. Per me ogni partita può essere l'ultima. E vorrei che anche i calciatori pensassero che quando vanno in campo, per loro è l'ultima chance, perché l'allenatore può decidere anche di non farlo giocare più. Quindi loro non devono pensare alla partita, alla prestazione che hanno giocato la settimana prima, perché c'è la settimana, il lavoro da settimana, e per me la settimana mi dice molto. Io ho fatto una partita amichevole tra di loro, la mia squadra titolare ha perso 2-0 al primo tempo, poi ho dovuto cambiare modulo, ho dovuto cambiare atteggiamento, ho vinto 3-2, ho cambiato degli uomini, ho cambiato un modulo, ho cambiato anche atteggiamento per andare a recuperare una partita. Ecco, io voglio questa la mia squadra, che nessuno si può sedere anche se fa una grande prestazione. Siamo 27 giocatori, con i portieri 29, siamo una squadra tutta in discussione. A proposito di portieri, scelte fatte, breve in porta, Sala in panchina domani? Sì. Come lo trova Sala? A livello psicologico, dico. Un po' scoglionato. Deve capire che adesso fa parte di questo gruppo. Fino a ieri aveva la testa, io ho detto adesso basta, se no devo ritornare sul mercato e mandarlo e metterlo fuori rosa. Lui deve capire che adesso è della Ternana e in qualsiasi momento, dopo un minuto, può entrare domenica. Non sta bene con la testa, deve cominciare a recuperare mentalmente, perché era un ragazzo che doveva andare, che era in lista di partenza, lo sapeva lui, l'aveva chiesto lui. Adesso è un possibile titolare. Oggi ho deciso di no, ma potrebbe essere per la prossima partita. Anche perché tra l'altro le assenze di Luzzati ce ne saranno altre, degli impegni nazionali. Questa, diciamo che non voglio parlare di queste scelte, perché poi vedo chi rientra, chi non rientra. Lasciamo stare, accettiamo quello che decidono i più grandi di noi. La consistenza tra tratti, scena e tremolata in partenza è una sua idea, e se sì, come intende perseguirla? No, per me i giocatori forti devono giocare, noi ce l'abbiamo. Tra un giocatore tecnico e un giocatore non tecnico, scelgo sempre il giocatore tecnico. Il mio gioco è fatto di qualità, la mia qualità è quello di tenere palla. Quindi se un giocatore è tecnico, peccato che ce ne sono solo due. Ne avrei voluto avere, e adesso abbiamo un terzo, perché anche Taurino ha tecnica da vendere. I dubbi alla vigilia? Nessuno, perché non, vi ripeto, io oggi ho 16-17 titolari, e qualsiasi è il giocatore, qualsiasi è il modulo di partenza, mi danno garanzie totali. Sono sicuro che noi la prestazione la dobbiamo fare, perché se non facciamo la prestazione abbiamo perso tempo questa settimana, e a me non mi è sembrato che abbiamo perso tempo questa settimana. Ecco perché io a loro voglio dare delle certezze, che loro, è colpa loro se mi danno delle certezze, perché sono stati bravi. Se avessi timore oggi ero preoccupato, perché avrei visto una squadra durante la settimana che mi facessero qua. Non sono preoccupato, ma non che con questo abbasso la guardia, perché stiamo attenti anche al centimetro. Però io di bravi, siete bravissimi, mi avete messo in difficoltà, ma è una difficoltà che io voglio. Posso fare, non ho 11 contati, non ho la formazione fatta, ma grazie a loro. No, per capire, parlo del singolo, le condizioni di Vitiello, quanti minuti prende? Vitiello è uno che dai GPS della prima settimana era un giocatore che stava al 60%, oggi già l'abbiamo recuperato all'80%. È un giocatore che già che posso avere nella mia mente, di avere in mente pure di farlo giocare, e so che ha 70-80 minuti nelle gambe.
oppure farlo entrare in partita, a secondo, quello che non avevo l'altra settimana, dai dati che avevo anche fisicamente, ha lavorato questa settimana molto bene, i dati lo portano, quello che ho visto in campo mi soddisfa, ha tanta esperienza, è un giocatore che fa gruppo, è un giocatore che fa spogliatoio, è un giocatore idoneo per il nostro progetto. Mister, l'idea di Tremolada mezzala o al contrario, non so, Tremolada fra le linee delle cortista, ma Ciccione seconda punta, sono idee così paradossali, surreali, o possono avere un'applicazione? No, possono avere un'applicazione. Possono avere, ragazzi, ieri la Spagna, il centravanti della Spagna era un giocatore alla Tremolada. Ci ha fatto impazzire. Giocatori così bravi tecnicamente, quando partono e non hanno la marcatura, poi lo sbaglio sta dall'altra parte. Un giocatore di qualità non gli va dato spazio e non viene contrastato da un centrocampista che fisicamente è la metà. Quindi bisogna trovare delle contromosse. Quando giocano senza centravanti, è inutile che io ho Gasparetto in difesa, che ce l'ho a fare. Devo giocare con una linea diversa di difesa, devo giocare con dei giocatori che sono più propensi a giocare, ad attaccare e ad aggredire in avanti, o giocatori che sono più abituati a una marcatura. È normale che se un giocatore alto 1,90 lo faccio marcare a Gasparetto. Questo è il discorso. Ecco perché a loro gli dico, ragazzi, ci sono ragazzi che sabato hanno fatto una partita eccezionale ed oggi non sono convinti e non sono sicuri di giocare. Perché me lo dice il campo, me lo dice quello che ho in mente, a seconda della, tutte le partite sono diverse. Se io rigioco con l'Empoli non è la stessa partita, la stessa squadra la rincontri dopo due giorni, non pensate che si gioca alla stessa maniera. Ecco perché il calcio è bello. La parola sulla Salernitana, che ha cambiato molto nell'ultimo ore di calcio mercato, soprattutto in avanti, magari l'ha studiata in settimana. Loro hanno un modulo 4-3-3, hanno un gioco. Io Bollini l'ho incontrato 3 o 4 volte nella mia storia, quando lui era allenatore della Primavera, noi facevamo sempre un amichevole con loro, sempre. Quindi so il suo pensiero, un pensiero propositivo, un pensiero che di far giocare bene le squadre. È un allenatore che è molto meticoloso sull'atteggiamento della propria squadra, di come deve stare in campo. È un allenatore che gli piace la sovrapposizione del centrocampista, l'inserimento del centrocampista, lui gioca molto in ampiezza. Sono idee diverse. Io per esempio non gioco in ampiezza con i centrocampisti, lui mi piace giocare in ampiezza. Sono dei modi di pensiero che io rispetto, perché qualsiasi allenatore abbia un modo di pensare, di giocare, e da fargli un plauso, perché durante la settimana poi, quando le cose non vanno bene, siamo i primi ad essere criticati. Contro Cesena potrebbe tornare almeno tra i convocati? Stiamo vedendo questa settimana se riusciamo a trovare questa maschera, però i risultati vanno bene. Il ragazzo già non sente più dolore quando corre, certo adesso ha un po' di paura all'impatto, qualche gomitata. Io penso che per un mese si deve un attimo convincere e proveremo questa maschera protettiva. Io me lo auguro, perché avere un altro giocatore in rosa che poi giochi o non giochi per un allenatore non è mai un problema. È un problema di chi vuole creare delle scuse, di chi vuole creare delle attenuanti, di chi vuole pensare che il calcio si gioca in 11 solo, ma il calcio si gioca in 27. E io come faccio a gestire? Anzi, io voglio fare una provocazione. Dobbiamo fare quello che ha fatto la Serie D. Di solito la Serie D arriva sempre molto prima rispetto al professionismo. Cominciamo a mettere 5 cambi, cominciamo un attimo ad allargare anche le porte, ad alzare le porte, cominciamo a fare più spettacolo. Il calcio è cambiato. 20 anni fa i calciatori erano di media 1,70, oggi i calciatori sono 1,85, vediamo portieri 1,90. Quindi io penso che per dare più spettacolo bisogna cambiare un po' di quelle regole, magari che per me sono un po' passate. Ci vuole qualcosa di più per dare sempre più spettacolo a questo sport, che non si possono. Io darei anche il gol a squadre che si rintanano per 20 minuti dentro la propria area e poi al 90esimo su un calcio d'angolo, una spezzata, vincono la partita.
Io ho una squadra che non è propositiva a giocare al calcio e che non esce fuori dalla metà campo, gli darei un tempo e gli farei prendere il gol, perché il calcio è bello perché dobbiamo fare spettacolo. Poi è vero che la gente conta solamente il risultato, perché oramai il business è di vincere. Vinci il campionato, puoi fare la Champions, vinci la Champions, puoi andare a fare la Coppa Intercontinentale, sono soldi che entrano. Però diamo anche un po' di amore a questo sport che sta un po' scemando, perché vedo sempre stati più vuoti, e se ci sono gli stati vuoti è perché non c'è più spettacolo. Ok. No, c'è un frigorifero.